visto che stiamo parlando di Sissé, io me la sarei tenuta un po' per dopo, tanto per farti acclimatare, però ne stiamo parlando. Il presidente dell'Auxerre ha chiesto ai tifosi di tassarsi per poter riportare il giocatore in, in Francia. Se ne leggono tante, però si dice anche la Lazio vuole continuare a insistere sul giocatore. Ci puoi dire qualcosa in più e soprattutto, ma lui è contento di stare qui? Ma allora due cose sono importanti. La prima è che l'Auxerre non si è mai fatto vivo alla Lazio per chiedere il giocatore Sissé, e nello stesso momento Sissé non è mai si è presentato da me o da allenatore di fare una richiesta del genere per andare via, perciò è un po' di fantasia in gioco in questo momento, perché di sicuro è un periodo di mercato, si deve vendere tante notizie, purtroppo fa parte del gioco e noi siamo costretti a accettare certe cose perché non li puoi andare dietro a tutte le cose, però di sicuro sappiamo perfettamente cosa dobbiamo fare e dove dobbiamo migliorare, perciò il resto è tutto fantasia. Noi abbiamo detto tutto questo discorso e l'ho ripetuto anche stasera sul caso Sissé. Mm-hmm. Finché il giocatore non si presenta e chiede di essere ceduto alla società, per noi non si mette in discussione una cosa del genere. Nel caso Zarate è stato lo stesso giocatore a venire da me o dal presidente a chiedere di essere ceduto all'Inter, perché sarebbe stata la sua più grande opportunità nella sua vita, e lui voleva prendere questa occasione, cosa che noi alla fine l'abbiamo accontentato. Questa è la differenza tra una e l'altra, perché non sono costretto a dire una cosa per un'altra. Certo. Però penso che si sia un ragazzo molto orgoglioso e penso che non accetta di andare via da una piazza come la Lazio come un perdente, perciò penso che lotterà fino alla fine per essere il sistema vero che tutti quanti sappiamo. Guarda, di sicuro il mercato lo stiamo monitorando da tempo. Abbiamo, diciamo, dei punti di domanda importanti perché abbiamo tanti giocatori dati in prestiti. Mi riferisco a Foggia, a Flocari, a Zarate, su quale non sappiamo che seguito avranno, perciò dobbiamo essere un po' attenti nelle valutazioni che dobbiamo fare, perché di sicuro la rosa è molto competitiva. Con il rientro degli infortuni di Brocchi e Matusalem all'inizio del gennaio del prossimo anno, al centrocampo siamo di nuovo quasi completo, manca solo Mauri, perciò dobbiamo fare i calcoli molto bene. Stiamo facendo un progetto anche per quanto riguarda per completare, diciamo, il mosaico anche per il futuro, però di sicuro siamo attenti, e ci possono essere anche delle sorprese, ma come non possono essere anche niente. Stai pensando anche che potrebbe essere opportuno per farlo tornare, magari per farlo giocare anche un po' di più, la possibilità di poter dare Libor Kozak in prestito, perché magari qui è un po' sacrificato? Sì, è vero che in questa parte, prima parte della stagione, è stato, diciamo, un po' sacrificato, però vi ricordo un fatto molto importante. Per quanto poco quello che Kozak ha giocato, anche quando è entrato per 10 minuti è sempre stato pericoloso. Per questo dico che lui ce l'ha un po' nelle caratteristiche, perché... questo, no? No, ha delle caratteristiche molto importanti. Entra subito in partita lui, entra nessuno, subito. Nessuno nella nostra squadra ce l'ha come dei nostri attaccanti. Perciò penso che Kozak, che è un giocatore importante, siamo noi stessi i primi che abbiamo grande interesse che la sua crescita va sempre in avanti, però nello stesso momento pensiamo che è un giocatore importante che può essere molto utile alla nostra causa con le sue caratteristiche, perciò lo riteniamo come un giocatore importante, anche se non sembra così quando parliamo con i fatti, però di sicuro nel girone di ritorno sarà un giocatore importante.
Le chiedo se l'eventuale interessamento a Lukas Podolski, vero o no che sia, è fattibile dal punto di vista dell'investimento economico per quelle che sono le possibilità della Lazio? Non se arriverà o Allora, no, se è cioè, se la ipotizzabile. valutazione passa per l'aspetto economico oppure per altre cose. Guarda, vi do un dettaglio importante che non l'ho mai detto fino adesso, che Podolski non ha mai avuto l'intenzione di andare via dal Colonia, lo so per certo, sta trattando il rinnovo con la sua squadra, si trovano in una situazione economica non molto positiva, perciò nasce tutto da questo fatto qua. Però non ha mai dato la disponibilità di andare via. Ha lasciato anche il Bayern Monaco per tornare nella sua città, perciò penso che parliamo di un giocatore come in qualche altra società, diciamo, sono delle bandiere. Perciò non so da dove è nato, non so chi l'ha messo in giro questa voce, diciamo, di un interessamento della Lazio per Podolski. Allora, una cosa voglio chiarire, che di sicuro è un progetto che va avanti, questo nostro, sul quale noi stiamo cercando di completare il mosaico con i tempi dovuti, sai, perché dobbiamo aspettare la crescita, come avete detto anche prima, di qualche giovane nostro, e in base di questo di sicuro gli interventi che verranno fatti anche nel futuro saranno di sicuro giocatori che possono aprire anche un ciclo importante in questa città, in questa squadra.